Francesco di Adrivalda per la solita, il solito appuntamento del lunedì e del mercoledì con Prima TV e Telenostra, e vado a presentarvi una persona con grandi doti di conduttore, modesto, una fucina di idee, invenzioni e proposte, sempre con successo, insomma un vulcano in eruzione, essendo in grado di entrare in empatia col pubblico con un dialogo aperto, avendo una profondità di relazione, insomma è l'icona delle due televisioni. Un grande animatore e conduttore, signori e signori, Ottavio Ciattero! Scusate se è poco, signori miei, un attimo solo, perché si è allungata sempre di più la presentazione, ma sempre 5 centesimi sono, caro. Va bene, no, meglio, Ok. Grazie a tutti, comunque una buona giornata a voi in diretta dall'Ibisco su Telenostra Prima TV con Chiacchiere e Caffè. Un'emozione essere presentato in modo molto spontaneo, devo dire, dal caro compare poeta e tre compari che abbiamo solamente noi in esclusiva, come direbbe Barbaroccia d'Urso, e ovviamente chi ce lo toglie? Il nostro Michele Bourbonna. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Ma è un buongiorno, devo dire, un po' flebile, un po' tiepido questa mattina. Alziamo il ritmo del sorriso. No, volevo dire solamente, oggi è una bella giornata, sì. Però la musica è bella, però io voglio dire a tutti, sì? Che bisogna sorridere. Perché se si sorride non si cade malato, invece si sta sempre a vicino. La terapia del sorriso, no, ecco, sembra quasi una storia di dolore. Buona giornata. Comunque, complimenti anche per lo scarpino nero metallizzato di Michele Bourbonna, che permette alla nostra fisarmonica super moleggiata dei movimenti felini che tra pochissimo potremo ammirare. Ovviamente non può mancare il nostro caro maestro Francesco Caracciolo. Tutto bene Francesco, tutto a posto? Sono poco raffreddato. Vabbè, ma giusto un lieve raffreddamento. Sì, sì, sì. Riscaldiamo subito i motori, perché questa mattina avremo tante sorprese, tanti ospiti speciali. Intanto vogliamo sempre coccolare il nostro fedelissimo Pino Pelé, mister del Gaudio. Pelé, tutto bene? No, a differenza sua non sono poco raffreddato, ma troppo raffreddato. Iniziamo bene questa mattina, andiamo verso la colonna di Chiacchiere e Caffè, la nostra insostituibile colonna del mattino, Meteo Pep. Come va? Buongiorno, tutto bene, tutto a posto. Saluto la signora spagnola perché mi chiede i saluti, i miei fans saluta Rosa, saluta Alina, saluta tutti Simone, Donatella e Cecina. Tranne Gigino sono tutte donne questi fans, come mai? Sì, cioè, me l'hanno chiesto, il telefono è pieno di messaggi. Tra l'altro, prima di scoprire l'ospite di questa mattina che ci terrà compagnia, dandoci anche una mano a leggere, a sbirciare sulle prime pagine dei quotidiani, diamo un'occhiata al kit di Meteo Pep, perché si è arricchito del pluviometro. Pluviometro perché la pioggia ha una tendenza. Aumenta e diminuzione, diminuzione e aumenta. Vabbè, poi spiegheremo meglio questo tipo di teorema. Ovviamente le cartine non possono mancare, anche il bacchettone per illustrare il tempo che farà in settimana, in esclusiva, come vedete, la bacchetta per Telenostra e Prima TV. E adesso, signori, vi presento l'ospite di questa mattina. Pregherei i tre compari di omaggiare il nostro ospite con un sottofondo adeguato alla personalità che tra poco scenderà in campo. Prego. Vi presento questa mattina Salvatore Buonavita, il segretario generale della CISL, il Pina Scuola Sannio, il Pina Sannio Scuola. Ecco, prego Salvatore, se si accomoda in pedana. Salvatore Buonavita, l'avete visto anche qualche tempo fa
a Canale 5 a Striscia la Notizia. Prego Salvatore, grazie comunque per la tua disponibilità e per la tua presenza. Salvatore Buonavita è stato il sindacalista che ha denunciato alla Procura, dopo l'incursione di Luca Bete di Striscia la Notizia, il caso delle bustarelle, dei diplomi falsi. Tra l'altro c'è stata di recente la conferenza stampa della Procura, del Comando dei Carabinieri, che hanno spiegato in questa vicenda, in questa brutta vicenda, la CISL è parte lesa. Ma cosa successe quel giorno? Dopo l'incursione di Luca Bete, che fece vedere a te il video che inchiodava l'ex collaboratore della CISL, colto in fragranza, che vendeva in qualche modo dei diplomi falsi, ti sei recato subito in procura perché hai capito la gravità di quello che ti avevano fatto vedere. Purtroppo non avevo scelta, una cosa del genere certo non poteva passare inosservata né in cavalleria, come si suol dire. La situazione era gravissima e anche per tutelare l'onorabilità del sindacato e di chi lavora principalmente col sindacato, di chiedere alla procura notizie, di denunziare i fatti che ci aveva palesato Luca Bete. Colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la procura e i carabinieri di Avellino, che hanno seguito questa faccenda con molta attenzione, e siamo riusciti oggi finalmente a chiarire quello che noi abbiamo detto dal primo momento, cioè che la CISL era esclusivamente parte lesa in quella faccenda e nessuno della CISL era coinvolto in quella spiacevole, diciamo. Voi Salvatore della CISL non avevate sospetti su questa persona, su questo ex collaboratore che si recava presso la sede di via del Balzo per svolgere le sue faccende? No, noi non abbiamo avuto mai sospetti, se avessimo avuto qualche sospetto avremmo agito prima. Per questo anche la procura ha parlato di parte lesa, nel senso di sindacato estraneo a questo tipo di vicende. La CISL con il segretario Mario Melchion ha ringraziato anche il lavoro degli inquirenti e sottolineiamo anche il ruolo di Luca Bete di Striscia la Notizia, certamente, che comunque certamente ha svolto certo il suo mestiere, no? Fino in fondo. Certamente, noi l'abbiamo ringraziato pubblicamente e privatamente per il servizio che ha dato il là a questa faccenda, perché ovviamente noi non avevamo nessunissimo sospetto su niente, perché chi ha visto, chi è stato sul nostro ufficio in quei momenti topici di lavoro capisce benissimo che è impossibile controllare qualcosa quando ci stanno anche 200 persone in ufficio per spicciare faccende insomma abbastanza complesse, diventa tecnicamente impossibile controllare tutti e tutto. Come sei rimasto, Salvatore, rispetto alla scoperta di questo mercato, tra virgolette, di diplomi falsi? Tu che ti occupi di scuola, che sostieni il personale ATA da tempo, anche al fianco delle fasce più deboli nell'ambito della scuola. Ma sarebbe un discorso da fare, forse ci vorrebbe più trasmissioni. Ma così velocemente. Velocemente posso dire semplicemente che è una faccenda che ovviamente lascia sbigottiti. Cioè non si può, come dire, mercanteggiare sulla fame degli altri, perché significa proprio strumentalizzare e cercare di vendere l'invendibile, non è ammissibile proprio. Tanto della disperazione delle persone. Sì, sì, si commercia sulla disperazione, perché questo commercio... Adesso insomma andiamo in un campo un poco insomma minato, perché questo insomma è un discorso che viene da lontano. Bisognerebbe fermarlo a monte, non a valle. Questo è un discorso politico che forse qualcuno si dovrebbe chiedere da dove è cominciato, da dove è partito. Io ho una mia idea su queste faccende. Andrebbe a monte, la situazione andrebbe vagliata a monte, non a valle. Nel senso che i diplomi, i perfezionamenti andrebbero fatti in modo diverso. Sotto il controllo forse dell'università, sì d'accordo, ma l'università fino a un certo punto andrebbero regolati in modo diverso, questo è certo.
Andiamo a vedere intanto le prime pagine dei nostri quotidiani, il quotidiano, l'edizione irpina del quotidiano che apre con il caso teatro, 2018 sipario calato, il direttore Carradonna dice a fare a perdere ci siamo solo per la città, Gesualdo verso l'aggiudicazione del bando del circuito regionale detta la linea, per quanto riguarda la sanità Percopo accetta la sfida di De Luca, il governatore, ok agli ospedali riuniti. Per i forestali invece per, il, per 42.000 degli operai firmato il contratto. Questa è una buona notizia comunque Salvatore, tu ti sei occupato spesso anche del precariato nell'ambito della scuola, però arriva finalmente dopo tante vertenze ancora in campo, arriva un sospiro di sollievo per i forestali. Per poche persone magari, meno male insomma che cominciate anche questo, certo noi abbiamo tante divertenze in atto in questo momento, specialmente nelle nostre province che subisce molto di più, ha subito e subisce molto di più i danni della crisi in questo momento che sta attraversando il nostro paese. Approfittiamo sempre della preziosa collaborazione della nostra edicola umana Meteo Pep per andare con l'obiettivo di Gianluca Cavaliere sempre sulla prima pagina del quotidiano, perché c'è intanto una notizia di sport che riguarda la Sidigas. La Sidigas non sa più vincere KO a Nymburk, ieri purtroppo la Scandone ha perso. A centro pagina abbiamo una notizia di cronaca, spunta un secondo proiettile, si parla del rapper di Serino ferito a Contrada la settimana scorsa, toccherà gli esami balistici ma anche all'esame medico legale disposto dalla procura a stabilire la verità su questo caso che tra l'altro è finito anche alla ribalta nazionale, di questo parleremo tra pochissimo. Per quanto riguarda la scuola, quindi un settore vicino al nostro ospite a Salvatore Buonavita, c'è una notizia che riguarda il liceo Mancini, torna la protesta degli studenti, appuntamento per questa mattina, leggiamo davanti al plesso sotto sequestro di via De Concilis per proseguire in corteo fino alla provincia di Avellino. Atteso anche l'incidente probatorio, c'è un po' di caos, Salvatore Buonavita, per quanto riguarda il panorama scolastico, mi riferisco soprattutto all'edilizia che purtroppo non regge, è proprio il caso di dire quelle che sono le perplessità, che sono le incertezze sottolineate anche dalla Procura di recente. E siamo alle solite purtroppo, noi ci occupiamo di queste faccende solamente quando abbiamo l'emergenza. Secondo me il problema andrebbe inquadrato in un contesto molto più ampio. Noi abbiamo proposto come sindacato uno screening sulla provincia di Avellino e non solo, partendo dalla provincia di Avellino, insomma ovviamente il modello si poteva copiare anche in altre realtà. Uno screening da cui doveva venire fuori insomma, le criticità della situazione edilizia, perché non è solamente il problema del Mancini di Avellino, noi abbiamo vissuto già il problema del liceo artistico qualche anno fa, e la Cucchia sappiamo benissimo che insomma, ha avuto adesso finalmente, meno male dico io, è stato ricettato il ricorso della Procura, per cui insomma, avremo un po' di respiro, però è un problema che secondo me va contestualizzato in tutta la provincia di Avellino e cercare di trovare, di fare un piano di priorità e cominciare degli interventi, perché i fondi ci sono i fondi europei, allora perché non usarli? Sì, c'è una notizia che riguarda anche le purtroppo famose bustarelle, Perillo e Amato non rispondono davanti al GIP, parliamo dei diplomi falsi, hanno scelto il silenzio per ora gli indagati. Ma sono scelte processuali che poi che faranno con i loro legali. Che voi rispettate. Sicuramente. Sì. Obiettivo sulla prima pagina del Mattino di Avellino, in alto la notizia che riguarda lo sport, quindi il basket, la Scandone mal di champion cade anche con i Nymburk, biancoverdi ancora sconfitti, qualificazione a rischio, inizio terribile per la formazione di Sacripanti, scrive il Mattino, poi Scrub prova a trascinarla in vano verso la rimonta, di lato la notizia che riguarda il calcio, la pazza idea dell'Avellino, duo Cabezas o Quonquo, via Paghera, Moretti non trova acquirenti e sarà reintegrato, la società spera di ottenere in prestito entrambi i giocatori dall'Atalanta e dal Bologna, quindi addirittura si potrebbe avere un doppio colpo per lei. Speriamo bene, così sicuramente qualitativamente l'Avellino sale di parecchio,
poi ci conforta pure questo risultato utile che ha avuto a Brescia, una partita, un risultato che vale doppio, con una diretta concorrente per la salvezza, fortunatamente. No, noi veramente penso che un 70-80% riusciremo nel miracolo di rimanere in Serie B, quella che poi è la categoria che ci tocca, anzi che ci sta pure larga, attualmente però, attenzione, io voglio mettere sempre i puntini, sì. Dico attualmente l'Avellino, per l'Avellino la Serie B già è una grande cosa, poi più in là non lo so. Che potrà succedere se verrà un cinese, un giapponese all'improvviso? No, speriamo nel made in Irpinia. Salvatore, a proposito, tu come stai con il calcio, con lo sport? Beh, io sono feeling. Sì, ci sono un tifoso, dell'Avellino, ma più che altro. Aspettavi qualcosa di più dal calciomercato oppure speri in questo doppio colpo, Cabezas? Speriamo che arrivi un po' di rinforzi. Che arrivi qualcuno insomma. Perché... A centro pagina invece c'è la politica, Camera, pressing di D'Agostino, il parlamentare punta su Avellino, Meloni chiama Carullo, Bufera, Fratelli d'Italia. La foto di Cirico Di Mita, perché cosa è successo? Ieri il leader di Nusco è stato colto da malore, dalla paura poi al 3-7, così si è rilassato l'ex premier, il ricovero ieri a Moscati per un calo di pressione. La sanità, Rosato a De Luca, ospedali riuniti, ora si acceleri, chiede Rosato. Abbiamo questa notizia che riguarda la vicenda di Contrada, spari il rapper, il padre di Ciucci, quindi il 18enne che ha sparato con la pistola ferendo al braccio il ragazzo di Serino. Il padre di Ciucci dice mio figlio ha sbagliato, ci sarà l'appello in TV più tardi questa mattina. Per quanto riguarda la rubrica televisiva I Fatti Vostri, leggiamo sotto la foto del papà di Ciucci: ho cercato di parlare con la famiglia di Federico, mio figlio ha sbagliato, dice così ai Fatti Vostri il padre del giovane che ha sparato al rapper. Un'altra notizia che riguarda la giudiziaria: ha tentato a valle le accuse, poi Milò e le chiavi per la Cina a Cervinara. Andiamo in alto, il piano strategico arriva in consiglio, Tripalda, Bellinum, il comune chiede i danni, Montoro, ladri in azione tra case e aziende. Ricordiamo, ne approfitto, che oggi è San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti, quindi un in bocca al lupo a tutti i colleghi che svolgono questo lavoro, a volte non proprio facile. Io mi dirigo verso i tre compari, facciamo respirare i nostri ospiti. Salvatore continua pure a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, perché noi abbiamo l'altro giorno lanciato questo Compa Quiz, il quiz di chiacchiere e caffè, che ha avuto un grandissimo successo. Tantissime persone che hanno prenotato anche questa mattina la loro telefonata, e nella precedente edizione del Compa Quiz a vincere l'abbonamento gratis della Meteo Pep Card è stato Peter Gaudio, che ha indovinato, e non so come ha fatto, il brano che era Tanta voglia di lei. La miscela, la ricetta è molto semplice: facciamo ascoltare giusto un accenno di una famosa canzone, una canzone leggera, un grande successo della musica italiana, giusto un accenno, qualche nota, e voi dovete cercare di indovinare il titolo e chi la esegue, vero Aurelio? Esatto. Mamma mia che voce Aurelio, giusto un accenno, ma questa non la conosco nemmeno io, eppure ci siamo parlati con i tre compari. Diventa difficile, faccio giusto un primo giro di opinioni. Voi telefonate alla nostra redazione per cercare di indovinare questo brano, il premio di assoluto valore, la Meteo Pep Card gratis in omaggio. Ecco il protagonista, tra l'altro, di questo quiz, lo sponsor, possiamo dire, del Compa Quiz. Ha indovinato la canzone? Questa qua mi so che la canta Domenico Modugno. Domenico Modugno, e chissà, è un indizio questo. Salvatore, tu hai sentito il brano? No. Niente, stai lontano, insomma, stai lontano. Pelé? Io, a dire la verità, ho intuito. Sì, però non posso esternare nessun giudizio, sennò devo perché fai parte, devo svaligiare quotidianamente a Meteo Pep. Va bene così, fai parte della squadra. Sì, c'è una prima telefonata, sì? Pronto? La signora Elvira che chiama da Forino. Sì, mi dica, signora Elvira. Massimo Ranieri? 20 anni, no.
No, 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 grazie, comunque forse l'epoca più o meno è quella, credo. No, 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 comunque sì, grazie per i complimenti, ci saluti Forino, sì, grazie mille, grazie. Ecco, grazie Michele Bourbon, anche in versione telefonista questa mattina. Però adesso i nostri amici telespettatori vogliono ascoltare un brano, una canzoncina per rendere ancora più allegra la nostra mattinata, più spensierato il nostro mattutino, il nostro buongiorno show. Cosa facciamo ascoltare? I nostri tanti fedelissimi. Voce notte. Voce e notte, visto che ci troviamo la mattina, la voce facciamo, di notte va proprio. Ci siamo alzati, ecco, alzati da poco. Posso? Sì, vai. Mia, è rimasto sconvolto anche il nostro Salvatore Bonavita, che non sapeva di queste capacità fisiche del nostro Michele Bourbon, una performance che è entrata ormai nella leggenda. Ecco, la possiamo spiegare meglio, da dove nasce questo tipo di virtuosismo? Nasce dal tipo di musica, perché la musica esprime anche il fisico di allenarsi, di ballare e di rallegrare a tutti. Ecco, ma Pelé del Gaudio, che è un allenatore di calcio... Quindi... delle più belle canzoni... Ah, io pensavo una delle più belle performance... Napoletano. Cui avevi assistito. No, no, ormai siamo abituati quasi tutti i giorni alle performance... L'acrobazia delle... di Michele. Sì, dell'acrobazia, anzi devo veramente dire bravo a Michele, a livello di attività coordinativa, di equilibrio, di postura, veramente sta messo bene. A meno che non cade qualche volta, però. No, tocchiamo ferro ovviamente, un attimo solo. Sì, Antonella? Ah, fa piacere, no, perché Antonella chiama da Senerchia, quindi un po' distante, ci saluti gli amici di Senerchia, sì. Ah, Antonella vuole ascoltare, se possibile, adesso, quindi proprio in direttissima, l'accenno della canzone del Compa Quiz. Sì, Antonella, senti, ti metto il telefono vicino, vai. Sì? Una canzone napoletana quale? No, canzone Sole Mio no, mi sembra un po'... Comunque, grazie Antonella, com'è il tempo a Senerchia? Sta per uscire il sole, ma che bello. Ciao Antonella, Antonella che ha chiamato da lontano. È semplice questa canzone perché è popolare, è una bellissima canzone. È una bellissima canzone, però adesso lasciamo campo libero ai nostri amici telespettatori. Andiamo di nuovo dietro il banco dove ci sono i quotidiani. Attenzione, perché tra pochissimo ci sarà anche la rubrica più seguita a livello mondiale, possiamo dire, che è il Meteo Pep, quindi le previsioni meteo per la prossima settimana. Quindi questa mattina torna la protesta degli studenti, che seguiremo ovviamente con le telecamere di Telenostra e Prima TV. Stavo cercando la notizia all'interno del giornale. Voi del sindacato addetti ai lavori, come seguite queste manifestazioni da parte dei ragazzi? Ma certamente sono positive le manifestazioni da parte dei ragazzi, perché sottolineano un problema che effettivamente esiste. La soluzione, che è trovare la soluzione, è il problema in questi casi, perché ripeto, agire sempre sotto l'input dell'emergenza è chiaro che non ci fa programmare degli interventi razionali e duraturi nel tempo. Il problema andrebbe sciso in due grosse parti, cioè l'emergenza è una cosa e la programmazione poi per tutto il resto è un'altra. Noi in questo momento stiamo parlando esclusivamente dell'emergenza.
e attualmente vediamo che la soluzione non c'è ancora. Ma, c'è un piano di razionalizzazione, Bonavita, per quanto riguarda le scuole, gli istituti della nostra provincia? Ma i piani di razionalizzazione sono anni ormai che noi ci lavoriamo sul piano di razionalizzazione. Quest'anno purtroppo tra delle incomprensioni, chiamiamolo così, tra la provincia di Avellino e la regione Campania siamo stati tagliati fuori per l'ennesima volta, sembra che siamo stati tagliati fuori per l'ennesima volta, nel senso che la regione ha deliberato il piano di razionalizzazione per l'anno scolastico 18-19 e per qualche ritardo, sempre da parte della provincia di Avellino, colpa di chi non si sa, la Regione Campania ha deliberato, ma per la provincia di Avellino e Benevento non ha deliberato niente. E questo è gravissimo. È molto grave, considerando la situazione, come diceva Salvatore Bonavita, di emergenza dei nostri istituti. Andiamo all'interno delle pagine che riguardano la provincia, vista dal Mattino, letta dal Mattino di Avellino. Ecco, se mi dà una mano il nostro caro Meteo Pep, il padre di Gerardo in TV, siamo disperati, parliamo del raid di Contrada, incontro ai fatti vostri, Donato Ciucci si rivolge a Federico, il ragazzo di Ferino che è stato ferito con un colpo di arma da fuoco al braccio e dice che errore. Donato Ciucci è disperato, scrive Gianni Colucci sul Mattino, ho cercato di parlare con la famiglia di Federico, volevo spiegare quale fosse il nostro stato d'animo, mio figlio ha sbagliato, la nostra famiglia è distrutta dopo quella sera, anche la sorella non va a scuola da giorni, siamo tutti vicini ai parenti di Federico, sappiamo che quella sera è scattata la follia, ma ora vogliamo solo che quel ragazzo stia bene e che le cose per quanto possibile si appianino. Ecco, vedete la foto con il papà di Ciucci, poi c'è l'avvocato Freda che tutela la famiglia di Ciucci e la giornalista Marra che ha realizzato l'intervista. Il rapper ferito di Serino lo vediamo in questo riquadro, si tratta di un ragazzo di 19 anni, Federico Petrone, quindi sulla RAI per la rubrica I fatti vostri ci sarà spazio dedicato a questo raid. Purtroppo non è il primo che si verifica soprattutto negli ultimi tempi in questa provincia, ma davvero c'è l'emulazione delle baby gang anche di modelli tipo Gomorra, come ha sottolineato in una intervista, in un appello il questore di Avellino, Luigi Botte. Certo, è un rischio che si corre, indubbiamente, questo è lo specchio della nostra società in cui viviamo tutti quanti noi. Dovremmo farne tesoro e cercare di correre ai ripari. Sono degli esempi ovviamente da non seguire e mettere sull'altro lato della bilancia i valori quelli che noi abbiamo ancora. Insegna calcio da tanti anni, non so, Pelé del Gaudio, davvero cogli questo tipo di agitazione, no, di fibrillazione tra i ragazzi della città? Noi abbiamo visto altri tempi sicuramente, migliori, soprattutto a livello di città. Se ricordi bene, noi ci accontentavamo soprattutto di poco. Ed eravamo molto più goliardici e più espansivi. E veramente ci accontentavamo di poco e avevamo proprio altri interessi, anche femminili. Noi pensavamo alla ragazzina, pensavamo a giocare a calcio, pensavamo a fare filone pure a scuola, naturalmente, la sera prima. Però, diciamo, di questi tempi io faccio proprio il possibile per togliere i ragazzi dalla strada, dalla strada, indipendentemente se uno esce campione o meno. O meno, quasi un obbligo, un dovere togliere questi ragazzi, perché la strada è diventata pericolosa, ma non perché noi siamo praticamente un ghetto. Purtroppo ci sono dei ragazzi vittime sicuramente della frustrazione, almeno il 70-80%, non sanno che fare durante il giorno. Io lo vedo quotidianamente. Solo per noia. Solo per noia, sì, infatti. Noi abbiamo tutta una serie di interessi e passavamo veramente una giornata goliardica, se tu ti ricordi, no? Però sti ragazzi purtroppo non hanno una grande espansione mentale, secondo me, non hanno nulla da fare durante il giorno, me ne accorgo quotidianamente appunto per il corso, senza un nesso logico all'improvviso si picchiano anche i ragazzi di 14-15 anni, poi arrivano altri ragazzi, addirittura sono coinvolte delle ragazze, io dico che comunque
non è un buon periodo, soprattutto per i giovani della nostra città. Bisogna un po' più tutelarli, più custodirli, ma soprattutto avere anche tramite lo sport una certa comunicazione per fargli capire certi valori che non si ritrovano più praticamente. Andiamo verso i tre compari che sono particolarmente agitati questa mattina, però attenzione perché il telefono è diventato molto caldo. Oh, Simona di Montemarano, buongiorno Simona. Ah, vorrebbe ascoltare Simona, quindi non partecipa Simona al Compa Quiz, ma vorrebbe ascoltare un accenno della Montemaranese, caro Aurelio, perché l'altra volta l'abbiamo proposta, sì, ha avuto grande successo. Possiamo? Accontentiamo Simona e la sorella Rossella, va bene? Per voi ovviamente, per tutta la comunità di Montemarano, visto che siamo in clima di carnevale, ecco, regaliamo questa emozione della Montemaranese. Siccome noi la facciamo adesso... Abbiamo gli strumenti adatti, sì. Maestro, vero? Sì, a posto. Sì, tutti pronti, a posto, mancano solo le maschere. Quindi. Sì, no, stiamo un po' raffreddati, lui Aurelio è un po' raffreddato. Aurelio, nonostante il microfono, però vedo subito che si è armato con... Il tamburello, sì, allora facciamo questo accenno di Montemaranese per alzare ancora di più il ritmo di Chiacchiere Caffè Live dall'Ibisco Caffè di Altipalma. Super ginnico il nostro Michel Bourbon, sì, con questo virtuosismo, con questa elasticità davvero incredibile. Sì. No, volevo dire qualche cosa, che io stanotte non ho dormito bene, avevo freddo. Sì, no, e questo onestamente ci terrorizza, chi dormirà più da stanotte? Avevo freddo, ho dormito con i piedi all'esterno delle coperte. Ho detto a mia moglie, ma io ho freddo, a questo momento, poi ti lavi i piedi con l'acqua bollente. Veramente, lavate con l'acqua bollente. Ho riposato bene, si è tolto anche il raffreddore. Una lavanda dei piedi, sì, quindi istruzioni per l'uso. Non so se... Per essere più molleggiato ha indossato le scarpe un po' più lunghe. Ah, le scarpe metallizzate, è un 58 questo, che numero calza? Io da 41 porto fino a 52. Ah, fino a 52, bravo a Michel Bourbon. Adesso attenzione perché dobbiamo introdurlo ovviamente con una sigletta, perché... è in scena, scende in campo il nostro meteo Pep, eccolo qua. A metà tra meteorologo e direttore d'orchestra. Ecco qua il nostro meteo Pep che tra l'altro si è alzato in modo sereno, in grande forma, gli altri sono tutti raffreddati. Qual è il segreto di Meteo Pep, la sua forma fisica? La mia forma fisica, io mi curo l'influenza. Ah, e come la cura? È di fare così. Ah, il passo del fenicottero. Il fenicottero e mi sento meglio. Sono da stamattina sveglio dalle 4:30, fuori dal pigiamino e fuori dalle babbucce. Questa è una sfida al passo della pantera di Michel Bourbon. È logico. Il passo del fenicottero. Allora, i nostri amici, i nostri telespettatori vogliono sapere, caro Meteo Peppo, ovviamente qualcosa sulle previsioni meteo. Tutti aspettano la neve, però dici tu qualcosa, niente da fare. No, niente da fare, no, perché la neve farà verso il mese di febbraio. Il mese, cioè febbraio, corti a mar. E farà molto freddo, tanto che... un'eruzione di aria cartica che porta la perturbazione su tutta l'Italia e porterà piogge e temporali e nevicate sopra gli Appennini meridionali, gli Appennini settentrionali e venti da nord-est. Sì, e il 2 febbraio si avvicina la Candelora, giorno particolarmente freddo. E la Candelora dice così, la Candelora è stata dentro e viene fuori. È un proverbio, un detto antico.
bravo, quindi hai approfondito la tua conoscenza su quelle che sono anche le tradizioni, i riti della nostra provincia. Sì. Per quanto riguarda oggi è una bella giornata, poi tra domani i nuvole dal nord verso il centro, il sud sarà ancora buono. Tanto che tra sabato e domenica sarà una bella giornata ancora. Prima abbiamo creato la suspense parlando del pluviometro, questo attrezzo che utilizzi per misurare l'entità, l'intensità della pioggia. Come funziona questa misura? Sarebbe che a nord piove. Si vede nel bicchiere. Piove e la pioggia è in diminuzione e in aumento. Uno sbarazzamento, ma ormai è diminuzione. E poi Meteo Pep voleva salutare il suo idolo che finalmente ha segnato, grazie dobbiamo dire anche alla spinta di Meteo Pep, che ogni qualvolta l'ho intervisto lancia una sorta di carica per Bidui, che ha segnato, è stato grande protagonista della vittoria. Ha segnato il gol e noi abbiamo fatto la canzone, io gli ho portato fortuna. Sì. Io ho detto di segnare i gol, me l'ho studiata e faccio così. Come Bidui, fa? Bidui, Bidui, Bidui. Un saluto a Bidui, però vado a cogliere l'impressione da parte di Pino Pelé e del Gaudio. Ecco, l'incitamento di Meteo Pep. Segnerà di nuovo sicuramente. Questo giocatore sta uscendo fuori alla grande. Ah, meno male, meno male. Quindi niente cinesi, niente giapponesi, teniamoci a taccuni. Non è solamente l'effetto Meteo Pep, è Bidui che probabilmente sta ambientando, Bidui, quindi poi sta uscendo a distanza. Consiglio per gli acquisti, teniamoci a taccuni, se non dobbiamo aspettare il saluto. Non si sa mai, potrebbe venire il presidente della Corea, addirittura interessato. È interessante, no, questa è una fake news, come si dice in gergo. Non so se Salvatore Bonavita, che tra l'altro è anche di una simpatia esplosiva, vuole chiedere al nostro Meteo Pep un'indicazione, qualcosa sulle previsioni meteo, visto che tu viaggi in tutta Italia, se vuoi chiedere, perché lui è anche capace di illustrare una previsione a commissione, ad personam. Mi ha fatto infatti una consulenza privata prima, nel momento di pausa, mi ha già illustrato bene insomma quali sono le prossime settimane la meteorologia, non solo irpina, soddisfatto Salvatore. La ringrazio il signor Salvatore. Ringraziamo il signor Salvatore, noi adesso ci richiamo dai nostri tre compari perché siamo sul rush finale, dobbiamo... Sì, Patrizia, chiamano tutte donne questa mattina per la gioia del nostro Michel Bourbon, sì, Patrizia che fa i complimenti, Patrizia da Montoro che fa i complimenti ai tre compari, in particolare a Michel Bourbon, sì, vorrebbe ascoltare in direttissima a Patrizia l'accenno della canzone, si vuole cimentare nel nostro compa quiz. Oh, mi sa che ha indovinato, mi sa che ha indovinato Patrizia, sì? Io non so se è questa, la lontananza? Sì, sì, la lonta Patrizia, brava, vai! Ma Patrizia, tra l'altro fan, sì, dei tre compari, questa è una versione molto bonsai della lontananza. Di Domenico Modugno, La lontananza, bellissima. Sì. Ecco, si è emozionata Patrizia per aver sentito la voce dal vivo, se vuoi te lo passo Michel Bourbon, tra l'altro sì, è innocuo, tranquillo, no, è emozionata, va bene, ciao Patrizia. Puoi venire a ritirare tranquillamente l'abbonamento con le previsioni meteo del nostro Meteo Pep. Soddisfatta? Ok, ciao Patrizia, ciao, sei stata vicina, nonostante la lontananza, il titolo della canzone che ti ha fatto vincere, cara Patrizia, il premio questa mattina. Noi siamo al rush finale di Chiacchiere e Caffè, quindi proponiamo una bella sveglia musicale per i dormiglioni che stanno ancora a letto, come dice il nostro Meteo Pep, con le babbucce e i pigiolini.
abbiamo ammirato da vicinissimo lo scarpino metallizzato, lucidissimo, tra l'altro. Il 52 di 52 a 50, fino a 52, sì. Però più lungo non lo posso portare perché sennò cado per strada, non va bene. Ah, ma questo serve anche per lo sci d'acqua. Sì, sì, questo, oh, scusa, questo sì. Anche per se vuoi tipo anche per il flamenco, sì, per il flamenco è sì. Un tutti uso, ma possiamo vederlo da vicino se lo può togliere un attimo, sì. Questo scarpino, oppure rischiamo no, di qualcosa di sì sai, magari non facciamo danni, dice, ecco qua. Uno scarpo modello bellissimo di sola, ho messo anche un po' di sottosola per non scivolare. Questa la metteremo all'asta. All'asta, sì. Ecco. Vedi, 52. Sì. Grazie a Michele Bourbon, ci ha fatto le scarpe questa mattina, o meglio, ce l'ha fatte vedere. Sì, no, ma non ti sfogliare, lo strip magari lo faremo più in là con il bollino rosso e in altri orari, possibilmente di notte quando tutti stanno dormendo. Allora, visto che noi siamo in versione extra large, in zona Cesarini, tra poco faremo ascoltare, perché ce l'ha richiesta Mario, che ha chiamato da Montemiletto, una canzone a piacere dei Tre Compari, e magari la utilizzeremo come sigla della nostra trasmissione. Però voglio prima salutare i miei ospiti, iniziando dal nostro inossidabile, insostituibile, instaccabile, indomito Meteo Peppa. Ciao, un saluto a tutti, saluto i miei fans e la redazione. Ciao. Salutiamo ovviamente, lo ringraziamo per la sua disponibilità, simpatia e presenza, il segretario generale della CIST Scuola, Irpinia Sagno. Grazie e grazie, complimenti per grazie il tuo voi. Impegno. Grazie a voi. Grazie. Quando è che la prossima volta apparirai a Canale 5? Spero che sia stata l'ultima quella, almeno parlando di certe cose. Voglio parlare d'altro se possibile. Grazie Salvatore Bonavita, ovviamente ringraziamo il nostro fedelissimo Pelé. Io preferisco venire sempre qua comunque. Non ci tradisci. No, ma... Ok, grazie a Pelé del Gaudio. Cosa facciamo ascoltare i nostri amici per chiudere in bellezza Chiacchiere e Caffè di questa mattina? Sempre, ricordo, in diretta dall'Ibisco Caffè di Atriparda su Telenostra e Prima TV. Ovviamente poesia e carica musicale. Vai. Bene, buongiorno pimpante. Alziamoci dal letto pensando che il nuovo giorno sia perfetto. Godiamoci emozioni della natura sveglia, così la giornata sarà più bella. Non pensarci un'istanza, buongiorno pimpante. Una parola giusta da dire al mattino è assolutamente buongiorno. È bello alzarsi al mattino ed avere qualcosa in cui sperare, l'abbraccio di un amico e farsi perdonare. Il momento del risveglio è molto duro. Buongiorno, una forma di saluto ed augurio. L'augurio di una buona giornata pimpante, sorridente e rilassante. Cos'è un buongiorno se non gioia, allegria e simpatia? Basta poco, sintonizzarsi sui canali di Prima TV e Telenostra, ci sono i Tre Compari che dicono con chiacchiere e caffè buongiorno anche a te. E buongiorno a tutti voi, la giornata è ancora lunga, vi lascio con i Tre Compari, la loro musica, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre in diretta su Telenostra e Prima TV, chiacchiere e caffè.